Con il direttore di Confesercenti Arezzo facciamo il punto sulla festa di Via Romana, un successo, parlano i fatti. Sì, è il 13° anno che la organizziamo, siamo molto soddisfatti, anche stasera una grandissima risposta da parte dei residenti, degli aretini, vediamo che è una serata che ha funzionato anche quest'anno molto bene, siamo molto soddisfatti. Si parla anche di valorizzazione del commercio di vicinato, di valorizzazione dei quartieri periferici. Sì, questa è la dimostrazione che ancora il commercio di vicinato è vivo, è vitale, è una realtà assolutamente presente e positiva. Le attività di Via Romana hanno risposto in maniera entusiasta come tutti gli anni all'organizzazione della festa e appunto è una realtà che è vero non è centro storico, non è vicina al centro storico, ma è molto ricca di negozi, molto ricca di attività in generale e di residenti, quindi si crea un quartiere, ecco, veramente popoloso ma anche molto vivo e interessante da venire a visitare, anche per fare gli acquisti tutti i giorni, insomma. Del resto, quando un quartiere è vivo, i negozi sono vitali, c'è anche un fenomeno che si registra, una maggiore identità sociale e anche maggiore sicurezza. Sì, è quello che sosteniamo sempre, poi avere i negozi che stanno tutti i giorni aperti con le loro luci, le loro vetrine e il loro via vai anche di clienti rendono una zona più sicura, più vivibile, dove la qualità della vita è più alta.